la devozione a San Vincenzo, dobbiamo imitare la sua carità. Con celebrazione eucaristica con il presbiterio cittadino ieri sera nella Basilica Pontificia di Santa Croce a Torre del Greco per la festa di San Vincenzo Romano che ricorre il 29 novembre. La messa solenne è stata presieduta da Monsignor Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, che al suo arrivo in chiesa, prima della celebrazione, si è fermato dinanzi al santo per un momento di preghiera e ha salutato le autorità presenti. Gremita la Basilica, nel rispetto delle norme anti-Covid, la comunità ha partecipato con fede e devozione alla messa, una ricorrenza molto sentita in città a 3 anni dalla canonizzazione. Presenti alla celebrazione il sindaco Giovanni Palumba e rappresentanti delle forze dell'ordine. Parrocchie che si sono unite per rendere omaggio al parroco santo, Torre del Greco, Melito e Tacaná in Guatemala. Abbiamo 3 parrocchie dedicate a San Vincenzo Romano, la più vicina a noi e la più antica a Melito di Napoli, poi Kalule in Uganda, in Africa, e Tacaná. Sono 3 comunità che stasera sono spiritualmente unite a noi, anche se col fuso orario diverso. A Tacaná, per esempio, stamattina hanno già celebrato con tutta la comunità dei poveri, perché è una comunità molto povera quella di Tacaná, dove c'è un nostro sacerdote Fidei Donum, Padre Angelo Esposito, e lì abbiamo anche il piccolo ospedalino dedicato a San Vincenzo Romano. Mi diceva Padre Angelo che da quando ha aperto l'ospedalino si sono triplicate le richieste, ma con l'aiuto della provvidenza si riesce a rispondere soprattutto ai bambini che soffrono di malnutrizione. È bello questo, perché non basta il culto o la devozione a San Vincenzo, abbiamo da imitare la sua carità. Come disse San Paolo VI nel discorso della beatificazione del 17 novembre del 1963, disse che il nostro parroco santo era quasi precursore della carità sociale della Chiesa. E quindi abbiamo questi 3 segni di carità nelle parrocchie dedicate al santo. E poi qui in Basilica la nostra opera segno, l'opera di carità, passa attraverso l'oratorio Don Bosco, prendersi cura dei bambini, delle famiglie, soprattutto di quelle più disagiate, anche con un supporto, con 2 laboratori, un laboratorio di logoterapia per i piccoli e un laboratorio di accompagnamento psicologico per le mamme. Questo è un modo di vivere concretamente la carità sociale del nostro parroco santo.